Bestiacce, bentornati, incredibile ma vero in questo nuovo video di Offscreen dedicato a God of War 2022, serie di Santa Monica. Bentornati, bentornati, è un piacere, il Ragnarok è alle porte, io mi sono un pochino ripreso, quindi riesco perlomeno a respirare in modo decente senza tossire. Ho indosso una canottiera bianca, ma per via del green screen, come potete vedere, ho questo effetto ramato, direi sabbiato, manco fossi una supercar modificata da qualche messicano ai confini del mondo. Bestiacce, bentornati, un piacere, a me dispiace purtroppo che la scorsa puntata non mi avete visto, non c'ero. C'è l'audio? Sì, si sente, si sta registrando, perfetto, continuiamo. Bando alle ciance, ciancio e le arance, dovevamo, non mi ricordo più un cazzo, sono messo così male. Ah no, sì, dovevamo andare con Freya a riprenderci Freyrir, che non si sa che cazzo di fine ha fatto sto ragazzo qui, sparito nel nulla cosmico. Nel mentre abbiamo la lancia Drafnir pronta all'uso, dobbiamo cercare di catturare Heimdall e il gioco inizia un pochino ad aprirsi a quella che è l'esplorazione completa. Noi ci siamo potenziati il pupazzo, lì c'è un'altra bella goccia che io andrei a prendere. La nostra Freya, eccola qui. Abbiamo trovato un po' di roba, qui abbiamo esplorato un po' tutto e preso quasi un po' tutto, a parte qua che manca anche a Senornane e non, c'è un non scoperto, non so che cosa sia. Forzieri leggendari, appunti, manca di tutto di più, però qua ci siamo passati, io spero di non aver lasciato indietro niente, perché non ne ho la minima idea, e qua ancora altra roba manca, quindi io direi, andiamo. Facciamo queste missioni principali, ragazzi, continuiamo. Quando arriveremo al tempio lancerò un segnale a Bela e Birgir affinché inneschino il diversivo. Ok. Possiamo colpire alle spalle le forze principali. Va bene. While Atreus and Hildisvini slip in to rescue your brother in the confusion. Yes. Once we see their beacon, we'll regroup by the river and escape on Freyr's boat. Ok. Ok, va bene. Perfetto, quindi e questo è ciò che dobbiamo fare. Questa zona non l'abbiamo mai vista. Bello. Questa baia non l'abbiamo mai vista, ragazzi. Dove siamo? Sento già bestialità. Poco c'è. Oh, Cristo. It's creating more. Avangulo. Oh, Madonna santa. Dai così, bambolo. Però ce n'è una qua di stronzo. Dov'è? Ehi. Ah, vaffanculo. Perfetto. Oddio. Vabbè, senti, fa una roba. Usa l'abilità. Cazzo, si sta moltiplicando sta stronza. Ehi. Porca trota. Ma le posso colpire con la lancia? Oddio. No. Cioè, possono essere utilizzate solo e soltanto le frecce. Che stronzata. Figa, basta! Madonna, che due coglioni! Ce le abbiamo fatte, ai... Che è sta lucina? Che carina. Ah, mi sa che è una lancia Drafnir. Ottimo. E ce la siamo tolte dalle palle. Ora. Ah no, qua avevamo già fatto. Sì, qua c'era tutto quanto da lanciare con le frecce. Con le nostre frecce di. Con le frecce di Freya lì, il potere runico. Mi ricordo. Non vedo l'ora di aprire. Adesso, ragazzi, probabilmente avete visto un nuovo video. Ah, ecco, vi invito ad iscrivervi al canale CoopTV Live e CoopTV Plus per rimanere sempre aggiornati e utilizzare la campanella delle notifiche affinché sappiate delle nuove uscite. Su CoopTV Plus ho fatto un video inerente a i regaloni, diciamo, quello che ho ricevuto per il compleanno, per Natale e per anche le... come si chiama? E tutte le novità e le cose che sono... che ho racimolato io da collezionista, se mi posso definire tale. La cosa figa, guardate quanto è bella quella roba lì, mamma mia che figata. La cosa figa è che c'è un manuale di God of War Ragnarok, tutto quanto in inglese, proveniente appunto dalla California, Santa Monica, fatto dagli sviluppatori, designer del gioco. Io quando finirò di fare God of War, credo che farò un video di introspezione sul titolo, dove parlerò di quello che è il gioco e di quello che mi ha dato, ovviamente, e di quelli che... e vediamo anche un pochino quella che era la roadmap, quindi il percorso che hanno avviato gli sviluppatori nella costruzione dei personaggi e dei nemici e tutto quanto, lo vediamo insieme. Questo sarà una cosa abbastanza figa, sempre che avverrà. Ah!
poi siamo scemi? È impenetrabile ai colpi d'asce. Ottimo. E vaffanculo. La smettiamo? Eccoci qua. Non sto colpendo? Parrebbe di sì. Non so se si può stordire un fantasma, però. Avangulo. Dove sta? Dov'è? Merda. Ce l'ha con me, l'amico? Cazzo, se sei è irritante. Ora dovrebbe suddividersi in altri stronzi. Esatto. Guarda Mimir che mi dice usa le frecce, usa le frecce. Ci penso io. Posto? Boh. We have arrived. Abbiamo vinto. Il nostro Kratos è sempre, ha sempre questa pelle di pesca eccezionale. Proseguiamo e via. Mi avete detto tra i consigli, Dino, appena imparerai ad utilizzare tutte le tutta la rosa delle armi che possiedi e tutte le wombo combo, diventerai una macchina da guerra. Non è vero, perché ci sono nemici che non gli fai un cazzo né con l'ascia, né con la lancia, né con le lame, quindi in realtà è un po'... Ma Tova chi c'è? Che carino! E come faccio a arrivare fin là? Allora, con calma. Hey. Vado. A posto. Eccoci qua. Sì, vado, vado. Avangulo. Cazzo, c'ho avuto un mannaro. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Arrivederci. Che cazzo fa sta fare? Ah, potevo utilizzarlo come trappola. Cazzo c'è. Ma non è che potenzia quelli del... No, scusami, ma siamo seri. Cioè, il Necken va a potenziare i nemici. I soldati. Gli Energar di Odino. Ma che cazzo è? Allora, andiamo di pugni in gola. Perfetto. Vai così. Diamogli anche un po' di fuoco ai nostri amici. Ottimo. Come ti permetti, amico mio? Ah! La porca puttana! Ma va a cacare! Vado, eh? Mio! Grande Freya! Crepa pezzo di... Sbucciato come una banana, tra l'altro. Ma non è finita. Porca trota, no! No, all'ultimo! Perché non mi era uscito il cerchio rosso alla... Mi era uscito il cerchio rosso alla fine mentre mi stava facendo l'attacco. Ma vaffanculo, peccato. Peccato perché sono andato anche abbastanza bene. I take it you have notes. Che? This is a trap. È una trappola. I know, and I don't care. I'm getting my brother back. You're under no obligation to help me. Sì, ma tuo fratello è, cioè, perdonami, è un pirla, cioè, con tutto il rispetto, però non è possibile, questo si è fatto catturare, si è fatto, come si chiama, incastrare in robe, in, cioè, veramente, una stronzata. Eccomi. Ok, ottimo. Vada di qua, va. A lei, perfetto. E qua. Ottimo. Andiamo qua, il neck. Minchia, no. No, allora. No, 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 no. No, fermi, perché io combattere questo stronzo. Dov'è?
Dov'è il pezzo di merda? Lo sento che li sta potenziando, ma non li vedo. Dove sta? No, non gli levo un cazzo, ragazzi. Ah, è là! Pezzo di fango. Ah, fangulo. Dai così. Oh, là. Vediamo un po' com'è stabilità. Bellissima, signori. Bellissima, quale figata. È andato. Sono lasciato su io, grazie mille, gentilissimo. Fai così. Ok, questo è mio. Tu. Pezzo di merda. Fai così. Ragazzi, questa è performance. Vai, vai. E ora è morto. Bellissimo, ragazzi, bellissima azione. Quando gameplay fila liscio così, godo. E arrivederci. Ok, e questo è andato. Però manca roba qui, immagino. Careful, brother. You're covered in bifrost. Ma va, fangulo. Mio, mio. Come ti permetti? Là. A posto. Ma sì, ma sti cazzi. Son veramente deboli le Nargiar, scusate. Cioè, ho sempre trovati estremamente deludenti, non so per quale motivo. A parte i condottieri di Odino, che quelli sono stati una figata da sconfiggere, li ho sempre trovati deludenti. Ah, altra cosa, tra l'altro. Mi avete detto... Perché ci sono dei soldati del Muspelheim qua? Perché ci sono dei Draugr di fuoco? Allora, mi avete detto, guarda che se torni a Midgard puoi rianimare il drago con un cimelio. Ragazzi, intanto, uno... Questo cimelio io non ce l'ho, di conseguenza se mi dite una roba del genere è spoiler, perché vuol dire che devo ancora trovarlo e deve ancora succedere, perciò... vabbè, faccio finta di niente, ma lasciamo perdere. Due, ma Cristo santo, sti cazzo di cimeli, mi serve quello per il troll, quello per il drago, e io dove cazzo li trovo? Cioè non li sto trovando, ragazzi, non so dove sono, evidentemente devono arrivare a fine gioco e voi mi state dicendo cose che devo ancora trovare, e lo sapete, ma lo fate lo stesso. E a me sta cosa un po' sinceramente mi fa incazzare. Fate attenzione con gli spoiler, perché dirmi quello che dovrò affrontare o quello che incontrerò potrebbe rovinare comunque un po' l'esperienza, perché vuol dire che una volta che io passerò a fianco al drago saprò già che sto stronzo si rianimerà se ci ficco dentro un cimelio. Cioè, mi dispiace, capito? Me la voglio godere sta cazzo di partita, se ogni volta è un attenzione perché poi lì devi fare questo, lì devi fare quello. Si chiama spoiler, ragazzi. Allora, un conto è torna lì perché ti manca qualcosa ed essere vaghi, o dire, o ti manca, mi raccomando, trova il cimelio di... Ok, che è già qualcos'altro, è meglio piuttosto che dire devi affrontare un drago col cimelio se lo risvegli, oppure o puoi risvegliare il drago, adesso non mi ricordo cosa cazzo avete detto, oppure devi trovare questo per fare poi partire una boss fight con questo qua. E ragazzi, porca troia, poi dimmi anche come cazzo devo ucciderlo e abbiamo fatto tutto, cioè scusami. Gli spoiler stanno nei dettagli, non è tanto il personaggio X fa tot, è il dettaglio, perché è tutta l'esperienza, viene rovinata. Io non so se riesco a farmi capire, poi probabilmente vi sto anche rompendo i coglioni, perché giustamente direte, ma figadino, non ti va bene una minchia. No, non vi va bene una minchia, perché è un gioco alla quale tengo particolarmente, e se volete aiutarmi mi va benissimo, ma se dovete appagarvi l'ego dicendomi minchiate, tipo appunto ti serve questo per fare questa boss fight qua, ok, io quella boss fight manco sapevo dovesse esistere, non ditemelo, cioè che cazzo, non ditemelo,
Ho capito che lo sai perché l'hai già giocato e sei bravissimo e l'hai platinato 5 volte in 5 giorni. Mi va benissimo, fai quel cazzo che vuoi. Oh, l'ho capito, sei il massimo esperto di God of War. Bravo. Adesso però hai rotto i coglioni e fai giocare anche gli altri. Cioè, e c'è sto andazzo del cazzo che sto notando in alcuni commenti da alcune persone. Non parlo di tutti, non voglio fare di l'erba un fascio, però sto notando sto andazzo qua. Ragazzi, allora, con calma. Se dovete darmi una mano, l'accetto volentieri, accetto i consigli sul tipo di equipaggiamento, su quello che va bene per una build. Quelli sono dei commenti che leggo tutti e sono molto interessanti. Mi piace anche vedere la vostra strategia di gioco. Va benissimo. Ma se mi dovete dire devi fare questo perché c'è quello, o devi fare quello, o a breve incontrerai questo, o c'è il cimelio che ti attiva la boss fight per ammazzare. No, quello è spoiler. È spoiler. Non ditemelo, per favore, grazie mille, continuiamo. Piccolo sfogo, perdonatemi, però purtroppo dovete mettervi nei panni di chi come me fa questo lavoro, cioè, appunto, content creator, quel cazzo che volete. Non tengo conto del fatto che ovviamente le cose sono, porca puttana, differenti e che videogiocare diventa diverso. Molto bello. Oddio! Da quando sta roba? Ma che di merda? Tipo, ad esempio, questo è un consiglio interessante che mi avete dato. Usa L2 per lanciare le pietre. Consuma un botto di rabbia, ma fallo. Non me lo ricordavo. Manco più lo sapevo, in realtà. Allora? Cavolo. Questo è un consiglio interessante che si può utilizzare. Dov'è lo stronzo che sta cantando? Allora, sto qua mi sta rompendo il cazzo. Dov'è? Grazie, Freya. Dove cazzo è sto pezzo di merda che lo sta rianimando? È dentro l'albero? Oh madonna ragazzi, l'ho visto adesso che c'è qua da bruciare. E dove cazzo Rolla sta? Ah, è morto bruciato. Ma va fangulo, va. Kebab. Voilà, la predominanza dell'elemento dell'area è che ci ha permesso di far soccombere il nostro nemico. Continuiamo. È qui? E come cazzo passo di qua? C'è sta radice di merda, Freya. Do something. Togli sta radice. Freya? Freya! Pronto, ragazza? T'a posto? Che devo fare? Ti devo farla io? No, ti prego, dimmi che non sei buggato. E che devo fare, ragazzi? Non dovrebbe lei liberarmi la via? E questo? Nope. Ah, aspetta, forse c'è un passaggio di qua. Aspetta. Ah, sera. Ok, forse ci siamo. Ah no, ok. Oh, finalmente vediamo a cosa servono questi. Sfiora Try dragging the scepter across the bell a few più volte times. la ciotola con lo. Bello. Allora, Vanheim nella mitologia norrena, appunto, è un reame. Un reame, uno dei 9 reami, bla bla bla, però in realtà è ispirato all'Asia. Quindi ci sta che effettivamente troviamo. Ecco che cazzo era sta roba, io pensavo fosse un manganello, fate voi. Troviamo una di quei. Non mi ricordo neanche, non so neanche come si chiamano, chiamiamolo manici per dire.
per suonare le campane o comunque per i flut che si usano tipo in Indonesia, che usano i monaci buddisti, eccetera, per le loro preghiere. Molto figo, perché effettivamente Vanheim nell'Edda in prosa sarebbe la rappresentazione, cioè nella mitologia sarebbe la rappresentazione delle terre asiatiche, dell'est, dell'estremo est, delle terre orientali. Molto figo come roba. Ah, e così cambiamo giorno notte. Ok, ecco che sta partendo la tosse caratteristica. Lo dico già che ho una tosse secca che ogni tanto va, ogni tanto viene. Spero, al massimo, ragazzi, stoppo la registrazione e riprendo dopo. Spero non romperà il cazzo. Mi si secca la gola e poi tossisco come una tartaruga. Ci fumo sopra. They told us the sum of our choices were predictable. But we have changed, haven't we? Perhaps. Ok. Rats. Va bene, allora. La bellezza di questa strada. Come un intestino. E noi il bolo di saliva e carne masticato. Mio. Arrivo. Ma buonasera. Come la va? Ah, vangulo. Come ti permetti? Devo essere sincero. Mi piace sto No, Bifrost del cazzo, stavo facendo la Wombo Combo. E che cazzo. Morto o no? Allora? Andato. The Norn said you'd kill Heimdall, but you chose not to walk that path. Back when we first met, I doubt you'd have done the same. And you? Do you still seek Ragnarok? Odin has much to answer for. If Groa's prophecy is correct, perhaps my realm can finally know peace. Perhaps I can know peace. Sì, beh, proprio te ne sbatte il cazzo. On a belt, but haven't we all just established how prophecy is pure havers? Gods, Mimir. What? The most annoying man alive. Ma allora, ha ragione Mimir, scusami. Prima dite che la profezia è una merda, poi dite che la profezia non dovrà causare il vostro destino, poi dite che la profezia purtroppo si sta rivelando vera, poi cioè, decidetevi. Cioè, che senso è continuare questa tiritera avanti e indietro? Scegliete che cazzo volete dalla vita, seguite un percorso e buona. E Heimdall lo dovremmo affrontare per forza, perché la mia cazzo di lancia la voglio usare. Adesso, con tutto rispetto, eh. Che fai, oh? Voilà. Opla. Mio. Cassa. Posso dire che il Vanheim è bellissimo visivamente, ma mi fa schifo. Non mi piace la giungla come concetto, ragazzi. Mi ricorda Jumanji. Ok, lì abbiamo un gazebo. E credo una via. Io non so se sia la strada giusta. No. Come? Oh! Ma che cazzo è successo? Ma non l'ho congelata l'altra roba? Sono morto. Ma non avevo congelato la pianta? Boh, avevo utilizzato l'abilità di Freya? Forse non ho, l'ho richiamato l'ascia troppo in fretta. Sono un cretino. The Norn said you'd kill Heimdall, but Allora. you chose not to Però walk that aspetta, perché qua path. c'è un bivio in Back realtà. when Dove we cazzo first devo met, andare? I doubt you'd have done the same. Vabbè, qua la lancio, giusto per, in realtà. L'ha preso, Odin l'ha has much to answer. preso il forziere, l'ha If aperto, sì. Groa's prophecy is correct, perhaps my realm can finally know peace. Allora, Perhaps dunque, qua I abbiamo can know un peace. bivio. Forgive Qua me ci for siamo being già ahead on a stati. belt, but haven't Vedi we cosa all c'è just di qua? established how prophecy is pure havers? Gods, Mimir. What? The most Vorrei che qua annoying man alive. probabilmente. No, qua ci siamo già stati e c'era da aprire appunto una cassa. Quindi va a continuare per di qua. Ok, allora sì, la strada giusta era quella. Let's go, go, go. Quanto tempo ho? Bene, 24 minuti. Ragazzi, oggi ho veramente il tempo.
Ma scusami. Ah, perché ho sbagliato il segno con la lana. Ma vaffanculo. Via. Avevo sbagliato, ragazzi. Avevo sbagliato il segno con... non stavo usando l'attacco runico di Freya. Fangulo. Ah, che palle. Allora, di qua ci siamo già stati. Infatti lì è aperta la cassa. Quindi andiamo a procedere per di qua. Ah, sì. Sì, sì, sì. More up ahead. Eccone altri. On your mark. Quella. Sera. Aia. Madonna, che nervi. Ogni cazzo di volta. Non mi fate mai fare una combo. Che sia una. Ah, vangulo. Allora. Che cazzo? Sto arrivando? Ok, e questa è andata. Dov'è il ciccio pasticcio? Oddio. Ok. Ottimo. Ma che cazzo sei? Oh! Ma siete deficienti. Ok, allora no, fermi. Lascia, quella. Lascia. Lascia. Boni. Oddio. Mica, sta menando male. Ah, fanculo. Siamo fuori di testa, ragazzi. Reia, adoro. Ottimo. Minchia, non è giusto. Fai così. Ottimo. Ciccio pasticcio, buono lui, eh? Non vedo niente, Freya. E ora muori. Sì. Posto? Oh, là. Ottimo, ottimo, ottimo. Non me la sono cavata benissimo, però, sti cazzi. Allora, qua. Thank you. Qui abbiamo il passaggio precedente. Dobbiamo dunque proseguire per di qua. Mi piace un botto lo stemma di Odino, veramente una figata. Allora, però io voglio cambiare le frecce a Freya. Okay, tasto su per cambiare le frecce di Freya, tasto giù per passare alla lancia Draftnir. Ormai abbiamo tutta tutti i tasti... Del pad utilizzati, utilizzabili, utilizzanti. Allucinante, allucinante. Sì, ci siamo. Okay. 186 metri, figa, ne manca. Via. Dov'è che ci troviamo esattamente? Ah, ok, ok. Quindi appunti leggendari e forzieri leggendari. Uno e uno ci mancano. Teniamo gli occhi aperti, che dovrebbero essere qua da qualche parte. Qua abbiamo un cristone. Careful, that's the alpha. Tough fight. Battle. Bellissimo. Ma ha tolto tutta la cazzo di vita. Quella. Oh oh. Alpha. Calma, Come cazzo ha fatto a prendermi? E va bene. Noto con piacere che non gli levo un cazzo. Vai così.
No, ma dai. Ecco, devo fare questa, l'abilità della lancia la devo fare sulla distanza, ragazzi, perché sono tutti colpi sulla distanza. La lancia è un'arma di distanza. Devo tenermi a distanza. Giustamente. Careful, that's the alpha. Tough fight. Vai così. Vai così. Vai così. Vai così. Allora, non blocchiamoci in questa boss fight, minchia. Posto? Ora. Adesso. Perfetto. Da dietro con Freya, geniale. Direi di andare con le lame del caos, the chaos. Oh! Freya! Minchia! Freya! Ma cos'è deficiente? Oh! È diventato un gioco horror! Minchia, ma sono shottato, ragazzi! Peccato, stavo andando benissimo! Ma porca di quella puttana! Oh, riesce sempre a colpirmi, eh? Cazzo, fa a prendermi! Puttana vacca! Dove sta? Vola, vola! Ok, minchia, quanto cazzo è forte però, ragazzi. Ehi, ah, fangulo. Sto un po' cagando. Vediamolo un pochino così ci rifacciamo la vita e anche un po' di stordimento che si alza. Vai così. Vai, 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 vai. Guarda la vita come sale. Concludiamo con questo. E voilà. E che cazzo ancora? Dio po'. Con calma, Con calma. La mia vita, non vedo, dove sta? Oh, crepaci. Boom, baby. Ok. Blastum. Good hit, brother. Vabbè, non sto neanche a leggere, però vabbè. Abbiamo incontrato questa creatura nella giungla di Vanaheim. Freya mi ha raccontato della leggenda che l'accompagnava. Le storie della sua ferocia venivano narrate ai giovani Vanir per tenerli in riga. Non ho voluto dirmi quanto sangue Vanir sia stato versato a causa sua, ma dal tono della sua voce direi non poco. Con l'uccisione della bestia i genitori dovranno trovare un nuovo modo per salvare, per spaventare i figli e indurli all'obbedienza. Blatun, sarebbe l'uomo nero, che cazzo è? L'amuleto? Ho un amuleto nuovo? Qual è? Bugiardi. Ah, eccolo qua. Furia di Sparta. Il valore cura meno, ma fornisce un efficace potenziamento di forza e furto vitale ad un certo periodo. Ma sai che non è male? Non sarebbe male, ragazzi. Manca un po' di sbudellamento in questo gioco. Nel senso, se mi vedo un lupo mannaro sbranare un essere umano, mi immagino che l'essere umano sia aperto a metà. E invece no. Ah, ma stiamo ritornando proprio al tempio di Freya. E in tutto questo io noto con piacere che non abbiamo preso le cose che ci servivano. E andiamo. Madonna, che boss fight bellissima che è stata quella con Nidhogg, ragazzi. Siamo ritornati qua. Lass, we're Nidhogg. It was in our way. I don't doubt it.
Curious, though. What was she doing here? Odin used roots of the World Tree as part of his spell that kept me from leaving Midgard. Nidhogg protects the tree's roots, wherever they are. Ah, I see. Odin used her. And she unwittingly paid the price. Classic Odin. Sì, l'avevamo già capito, però giustamente il gioco ce lo ricorda. Ah, proprio cazzo, rimane la testa mozzata con tanto di effetto bruciato. Come una specie di fuoco perenne. Ma che stiamo facendo qui, scusami, a sto punto? Maybe your spear can get us across. E dove, scusami, Freya, perdonami. Non vedo... di qua? E da cazzo dovrei lanciarla sta... Ah, là! Aspetta, Ok. Non me ne ero manco accorto, perdonatemi. Opla. E si può scendere giù di qua? No, non si può. Ok, attenzione perché questa è tutta una zona nuova, quindi da qui diciamo che devo tenere gli occhi aperti e camminare con calma. Belli questi cancelli, mamma mia. Lande settentrionale. Ok. Vita. Me ne compiaccio. Apriamo qua il cancello. Attenzione. Make extra noise once the assault begins. Se ti distraiamo abbastanza a lungo, il Disfini e Atreus saranno più sicuri. Ok. I am not worried for Atreus. He is ready to fight on his own. Ah, attenzione. Un altare celeste è stato aggiunto alla mappa. Come? Che cazzo succede? Un altare celeste è stato... Ah, questo, ok. Quindi dobbiamo cambiare il giorno e la notte. Yes. Ho sbagliato ancora segno. E ho sbagliato tasto. C'è qualcosa che non sbaglio? Dai, su. Notte. Are you ready? I am. Are you? I'm not leaving here without my brother. Bellissima sta cosa, ragazzi, veramente una meraviglia. Eccoci qua. Attenzione, parrebbe una boss fight, un'arena. Quindi salviamo e prepariamoci a combattere. Io non ho per niente vita, ma... We're coming for you, Yngvi. Cazzo, Ah! Un petauro cinese. Porca puttana, che sbocco, che è? Completely giving away your position. Oh sì. What idiots. Minchia. No. If it isn't Queen Mistletoe herself. Hilarious, by the way. Been a while. Heimdall. Ma affrontiamo Heimdall qui? And you must be the little half-breed's father. Mezzo sangue, insomma. Più Dio di te. You have a lot to answer for, sunshine. You too, Trey. Ha reso veramente odioso. Better a traitor than Odin's lapdog. The burden is mine. I can help. Vai, vai, Freya, ci penso io, tranquilla. But you are needed elsewhere. He's right, you know. Sizzles wasn't looking so hot last I saw. I know you didn't want this, but we know how this ends. Sì. See you soon. Oh, no, that's not true. Dobbiamo uccidere un dio. Torniamo subito. I'll be coming for you and your brother as soon as I am finished here. Come funziona questa boss fight? Sono curioso. Devo usare per forza la lancia? What you got? Your reputation. I thought oh, I was odio sta cosa. Ok, prima fase abbastanza semplice, direi. Minchia, se m'ha preso. Attenzione, attacchi Bifrost. Ok.
Not going to lie. Che se fa danno però, eh? Have some vibros on me. Ok. Allora, la prima fase sembra abbastanza facilotta. No, non credo che finirà così in fretta. Ma ha preso. Non ho purtroppo pietre per la resurrezione, quindi questa boss fight ce la dobbiamo fare proprio 1v1. Però è anche vero che ho iniziato con metà vita, quindi stica. Let's go. Oh, minchia. Ok. Io non so se devo... Io sto utilizzando la lancia, ma magari c'è qualcos'altro che posso usare, ragazzi. Vediamo se con la... Mi faccio danno con sta roba? Vediamo un po'. Sì. Forse è specifico per Heimdall. Heimdall, non vorrei dire, ma fa un po' cagare, eh? Cioè, nel senso, cazzo di boss fight di merda. E va bene, e andiamo. Porca troia. Questo l'ho sentito. Ottimo. Oh. Madonna. Ma mi hai fissato? Aia. Madonna, che fastidioso che è, cazzo. Minchia. Ok, ok, e l'uno è andato. Oh well, you and me then. Ok, questo qua non la conosco sta boss fight, ragazzi. Oh. Like father, like son. You are rudely prolonging. E allora andiamo di lancia. Oh, wait. You expected the... Ma scusami, come faccio? To give you an advantage? Huh. Nice stick. Ma come cazzo faccio, ragazzi? Che meraviglia l'interazione. E abilità. The scion of the Aesir brought down by an old geezer's cane. Come cazzo faccio? È infattibile. Well, I'm waiting. Ragazzi, non ho idea di come fare. Aha. I can feel your frustration, you know. It is immensely satisfying. Ok, quindi dobbiamo... Ok. No. Se ne sbatte altamente i coglioni, l'amico. These are new braces. Quindi devo colpirlo. Stordi. Ho capito. Ok. Ok, attenzione perché ha cambiato strategia pure lui. Che bella sta boss fight. Mi piace un botto, ragazzi. È molto ragionata. È divertentissimo perché è strana, ragazzi. Ma come devo fare però? Perché comunque non gli tolgo un cazzo, scusami. Porca troia. You actually hit me. Eh sì. Slow down.
Spostamento non è nel blocco e schiva gli attacchi quando il tempo li rallenta. Oh merda. I don't remember the last time anyone hit me. Aia. Allora. Slow down. Come on, brother. You hit him once. Just gotta find the right opening. There we are. Oh Cristo. Armor fit for a cop. Ok, vai così, ragazzi. You know, pain is not as bad as I remember. Cazzo, ha preso. When was the last time I even used this? Ok, andiamo avanti così, con calma. You think you can bring down the Asgard? Ok. Slow it down. E cazzo mi ha preso, affanculo. If I'm more surprised or pissed off. Ok, la Regio Sparta pare funzionare. Strana sta boss fight. Minchia che dolore. Ok. E andà tutto bene? Cazzo, però il fatto che lui utilizzi la giustamente utilizzi abbia il pieno controllo del Bifrost è fighissima come roba. Oh cazzo. Aia. Ah, fangulo. Tocca a me, pezzo di fang. Orca troia. Oh sì. Ma così facile, cioè nel senso... Eivar? Solo un ragazzino. Wait. Non lo uccidiamo, giustamente. What is going on in that empty head? Oh no, no, no. You are going to spare me out of pity. Let it go, you may live. Is this about the little runt? Beh, sai, è mio figlio. Oh, now I am definitely going to cut him. Ottimo. Esatto. Minchia. This is your final warning. I don't think a warning is going to cut it. You think you get to just walk away? No. That is not how this works. Devo capire una cosa, ragazzi, perdonatemi se mi interrompo. Heimdall mi sembra il più forte degli dei. Perché per l'abilità che ha, quindi che riesce a vedere dentro e a dentro di te e a sapere che cosa stai per fare, questa cosa lo rende il più forte. Ha anche il controllo del Bifrost. La lancia Drafnir è qualcosa che non si aspettava, che gli attacchi della lancia esplodessero. Io, che anche lì capisci, cioè tu dici ok, ho la lancia, adesso lo posso uccidere perché mi hanno detto che la lancia è l'unico modo per ucciderlo. Col cazzo, lui ti schiva anche quegli attacchi lì, cioè sa che cosa sta per fare, perché comunque è un ottimo guerriero al di là di questo. Ma il fatto che esploda la lancia non l'aveva calcolato. È stranissima come roba. È veramente sta, perché è una nuova arma, ci sta, però... Lui, Heimdall, nella mitologia è quello che riesce a vedere anche nel futuro, ragazzi. Attraverso il Bifrost lui sorveglia tutta quanta Asgard e sarà quello che poi, quando suonerà il corno, lo Jolnorn, che spero ci daranno, il Jallarhorn, che spero ci daranno, o Galajorn, adesso bisogna capire un attimo come si pronuncia, io l'ho sempre pronunciato Jallarhorn, però vabbè, e che è quello che annuncerà Ragnarok, quindi insomma... È un personaggio molto importante. Devo capire adesso cosa succede. Cioè, se lo uccidiamo, che cosa succede? Perché Ragnarok parte anche... Cioè, ci sono un sacco di personaggi principali che fanno partire tutto. Tutta la profezia. Ottimo, ecco come gli ha ricresciuto il braccio a Tyr. Non puoi cazzato.
You are dead, Sunshine. Compare? Mucchia. Chi l'avrebbe mai detto? You are way over your head. Porca puttana, non sono riuscito a prenderlo. Madonna, mi ricordo un botto la boss fight con il nostro simpaticone. Ho fatto una cazzata. È un po' incazzato, effettivamente. Aia! Puttana, ma... Ehi, tutto a posto, Ciccio? Ok, la seconda fase è tosta, eh. Ok, dobbiamo stargli addosso. È spaventoso nei movimenti, ma dobbiamo stargli addosso. Porca troia, che dolore che fa! Merda! No, per un colpo! Non capisco, mi fa ripartire dalla seconda boss fight o dalla prima? Credo dalla seconda. Sì, dalla seconda. You are way over your head. Slow it down. Oh, puttana vacca. Aia. Don't you know who I am? Avangulo. I am the watchman of the Aesir, the herald of Ragnarok. Oh, che cazzo era la faglia? I am going to find that little mongrel of yours and beat his face into a pulp. Andiamo di lama del caos, ragazzi, che dite? Possiamo vedere quali sono le armi con cui si uccide un dio. Vai così, Ciccio. No, porca troia, c'avevo la potenza nel palmo del... Uila. Ah, fangulo. Slow down. Sembra... non capisco bene la boss fight, ragazzi. Nel senso che non sto capendo esattamente se devo per forza usare la lancia Drafnir o meno. No, cazzo, per pelo. Aia! Ma un calcio in faccia! Affanculo! No, vieni! Sì! Sì! This isn't who you want to be! Attenzione! L'ho ucciso? Ha ucciso Imdar. Allora la profezia è partita. Sì. Sì. Lì mi era cercato di fermarci. No, non adesso, non suonatemi adesso alla porta. Quanto...
molto importante. Si è rivelato proprio come era stato descritto, un nemico crudele e formidabile, dal carattere boroso e potente. Le sue doti di istituzione non erano da sottovalutare. Inaspettata perdonanza del Bifrost. Avete visto che Mimir, quando ha parlato a Kratos, ha detto... Cioè, non ha chiamato brother, come al solito, ma Kratos. Proprio disgustato da lui, come uccisore di dei. Emblema dei nove regni. Cos'è che fa? Aumenti i danni da mischia durante lo spostamento del regno. Non male. Devo trovare un ultimo robo... Oh, cimelio? Fermi. Elsa di Offwood. Deforma lo spazio e il tempo per creare uno spostamento di regno. Cazzo se è utile. Assolutamente. Assolutamente una figata devastante. Per tanti secondi. Questo mi piace, ragazzi. Questo mi piace. Questo mi piace parecchio. Allora, che ore sono? 56. Allora, ragazzi, facciamo una roba. La chiudiamo qua, nel mentre che i vicini di casa tirano lo sciacquone e mi hanno suonato la porta, quindi devo anche andare. Non ho più tempo. Quindi, io la chiuderei qui. È stato eccezionale. È stata una puntata importantissima. Abbiamo lo Yallarhorn. Guardalo lì. Guardalo lì. Eccolo. Allora, come si nasconde l'interfaccia così? Che bello. Che figata devastante, ragazzi, sto gioco mi sta piacendo un botto. Ora, questo cosa vuol dire? Che lo suoneremo noi? Cioè, cosa, che senso ha? Guarda, quel caprone lì, che beh, mamma mia. Però mi ha fatto impressione la reazione di Mimir. Mi ha veramente sconvolto la reazione di Mimir. Kratos anche, completamente annebbiato dalla furia. Eccolo lì, aspetta un attimo. No, aspetta. Porca troia, ragazzi, poi non è che l'abbiamo ucciso, dici, l'abbiamo ucciso bene. L'abbiamo devastato, ce l'abbiamo staccato un braccio e l'abbiamo strozzato. Mi ha ricordato molto... La fine che stava per fargli fare la stessa fine che Kratos ha fatto fare a Poseidone. Prima lo strozza, lo percuote, lo sbatte in testa per ore. Qui si è rivisto un po' God of War il vecchio, eh? E poi gli stava per infilare i pollici nell'occhio e aprirgli il craneo. Allora, io non dico che sarebbe stato bellissimo vederlo, però effettivamente è questo che mi piace. C'è questo freno, che spero che questo freno poi a una certa si smollerà quando ci sarà da combattere, che ne so, contro Odino o contro Thor. Di nuovo, e Kratos si lascia andare definitivamente sempre per salvare il figlio, capito? Perché abbiamo capito che lui è un personaggio nuovo, cioè è cambiato, è cresciuto e quindi non vuole tornare a essere il mostro che era. Però minchia. Minchia. È proprio un dio della guerra, quanto cazzo mi piace. È forse più pericolosa questa versione di Kratos, perché è consapevole di quello che fa. Cioè, se prima era una furia, una creatura, un mostro, sotto l'inganno di Zeus, qui adesso abbiamo uno che sa quello che sta facendo. Quindi ti batterà sempre, perché sa come cazzo aggirarti, sa come funzionano gli dèi, sa come ragionano gli dèi, perché è un dio anche lui, ma soprattutto perché ne ha ammazzati ormai veramente troppi. Quindi sa come... fare per cercare di riuscire a sconfiggere l'imbattibile. È fighissima sta cosa, che mi è sempre piaciuta. Veramente mi è sempre piaciuta. C'è un piccolo problema di texture qua. Sti cazzi. Allora, bestiacce, io la chiudo qui. Vi invito ad iscrivervi al canale Coop TV Live e Coop TV Plus. È stata una puntatona bellissima. Mi è piaciuto un casino. Mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche. Io vi ringrazio per tutto e niente, adesso pian piano andiamo avanti. Io mi sa che, ragazzi, inizierò adesso a fare, diciamo, tutte le principali, nel mentre cerchiamo di fare l'esplorazione e di prendere su tutto, però dobbiamo andare avanti. Cioè, dobbiamo andare avanti, quindi poi a sto punto la parte platino la andiamo a fare dopo la campagna principale, che mi è stato detto, appunto, mi avete detto, guarda che dopo la campagna principale, e questo è uno spoiler che vi ho chiesto io, quindi grazie bestiace, qui non c'entrate un cazzo. Dopo la campagna principale tu puoi comunque continuare a giocare, come era God of War 2018, perciò ottimo. Non mi avete detto
come, non mi avete detto chi, ma avete semplicemente detto guarda che puoi farlo, perciò non impazzire a cercare tutti i collezionabili adesso, perché tanto poi avrei modo di riesplorare le terre. Perfetto, quindi grazie mille bestiacci, io vi ringrazio di cuore, vi voglio bene, ci vediamo alla prossima puntata, sperando che sta cazzo di tosse mi passi definitivamente, e niente bestiacce, bellissimo, ci avviciniamo sempre di più al Valhalla e a Odino, quindi non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Risalvo e chiudo. Alla prossima. Grazie di tutto, ragazzi, veramente, col cuore.